Sono state formalizzate tre uscite dalla giunta di Montesilvano, un atto dovuto? Probabilmente questa lunga trattativa in seno al Comune di Montesilvano ha fatto sì che tutti e tre gli assessori che erano oggetto di, in qualche modo di richieste da parte di altre forze politiche abbiano con senso di responsabilità fatto un passo indietro, non lasciando a me, insomma, il cosiddetto cerino in mano. Per questo li ringrazio, come li ringrazio anche per il lavoro svolto ottimamente fino ad oggi, e nei prossimi giorni ovviamente ragionerò come coprire questo vuoto, questo importante vuoto, ragionando un equilibrio legato ai numeri che da tempo in qualche modo era oggetto di valutazione. Entrerà Fratelli d'Italia. E sicuramente quando parlavo di equilibrio parlavo di Fratelli d'Italia, che da tempo, anche legittimamente, in qualche modo chiedeva uno spazio in più, uno spazio derivante dai numeri che sono sicuramente sproporzionati ed erano sproporzionati. È un passo per cui poi Ottavio De Martinis è stato il candidato alla presidenza della provincia di Pescara. Diciamo che non è una logica conseguenza, però sicuramente quando si è ragionato anche la candidatura della presidenza della provincia, sul tavolo, come ben noto, sono stati portati anche gli aspetti più prettamente comunali, sia di Montesilvano che di Pescara, e da questo in qualche modo poi da questo si è ragionato anche una rivisitazione delle giunte, e quello che è successo oggi in qualche modo ha accelerato un processo che comunque sarebbe andato in qualche modo in una direzione. 18 gli amministratori andranno alle urne, di che cosa avrà bisogno questa provincia? La provincia ha bisogno intanto di manutenzione stradale, ha bisogno per quello che riguarda le scuole di una riqualificazione, soprattutto di una messa in sicurezza, e questo anche grazie ai fondi del PNRR che arriveranno sarà molto importante, molto importante in qualche modo ragionare e programmare. Ma non solo questo, io penso in qualche modo di dover creare soprattutto sinergia tra i vari comuni, perché come detto da sempre, io sono un fautore della sinergia territoriale. La provincia di Pescara può dare tanto se interamente si lavora, insomma, compatti, e cercherò di fare da collante affinché, insomma, tutto il territorio possa avere da questo punto di vista una forza anche da un punto di vista turistico.